quando mi sono molto amato. Il sindaco era il primario dell'ospedale, ha salvato grandi vite, è un sindaco da 20 anni, lo conoscevano tutti. Allora, siccome era un sindaco politicamente che non si poteva combattere perché non veniva bene, ma tutti questi sciacalli che stanno mettendo viti, tutte le sono persone contrarie al sindaco, io che devo pensare? Nulla di tutto era organizzato, io mi sono venuto dall'improvviso su questa situazione che ho visto, che quando è passato poi la salma del sindaco, io mi sono messo la fascia per consegnarlo sulla bara. Nel consegnarlo sulla bara, poi si sono accalcate un sacco di persone, un'assemblea, anche ha fermato il capo, chi piangeva, chi strillava, ha detto vicino alla moglie, ha detto no, voi ci credete subito, guardate, e qua si mette male, ha fatto subito per proseguire, mi accusa di non organizzato, no, io non ho organizzato niente, ci sono le autorità che stanno facendo l'indagine, poi ci sono tutte le indagini, io ho ottimato addirittura un'indagine interna, che si chiaramente ai vinci, e che certo, se qualcuno avesse autorizzato palloncini, transenna, musica, ho chiesto anche io internamente della situazione comandata. Ecco, anche perché c'erano pattuglie della polizia municipale, era tutto transennato, sembrava preparato, diciamo così. No, ma le pattuglie no, la pattuglia che passava avanti, che poi in caso le persone in mezzo alla strada, quando sono passate avanti, stanno sui marciapiedi distanti l'uno dall'altro, ma le persone non è che stanno sotto il comune, stanno tutti il percorso, dall'inizio del paese. Dice sindaco, c'è ancora tanta gente in strada, nonostante la zona russa? Perché tante persone ancora non lo sanno, non hanno letto l'ordinanza regionale. Lo sto facendo, un'ora fa l'ho fatto pubblicare sulla pagina ufficiale del comune.